nel mondo di Macrellino Arredamento. Entra nel sogno della tua nuova casa. Affida il tuo sogno a Macrellino. Affidati a chi arreda le nostre case da oltre 40 anni. Questo è un piatto fortemente locale, veniva fatto a Natale, veniva prodotto con questi elementi. Dunque il piatto si esegue con il pesce che viene passato in padella con olio bollente, viene soffritto con un buon olio d'oliva extravergine del Lume, che è di, se non sbaglio, l'agricoltore Villani di Campomarino. Allora, viene passato prima in padella del pesce, viene soffritto in ambo i due lati, dopo viene messo in un'altra padella con un soffritto di peperoni e cipolla. E viene bagnato il tutto con vino bianco, salato e pepato tutto. Dopo vengono messi dei pomodori, preferibilmente pomodori di terra asciutta, che sono i locali nostri, che sono i pomodorini, quelli piccoli, non proprio questi, ma quelli un po' più piccoli. Qui possiamo usare anche questi, facendo una conca secca, che è un trito di pomodori. Mettiamo tutto, accoperchiamo, lasciamo cuocere per un quarto d'ora a 20 minuti, a fuoco moderato. Quando vediamo che i liquidi si sono completamente ritirati, il piatto può essere servito. Dopo andremo a vedere l'esecuzione del piatto. E quindi là più o meno per due persone? Questo è un pesce per due persone. Allora, adesso andremo a soffriggere il pesce, che è stato precedentemente pulito e eviscerato. Lo possiamo lasciare intero oppure fare l'esecuzione in due pezzi. Io preferisco sempre lasciare il tutto intero, in modo che va cucinato proprio... Lo mettiamo prima dalla parte della schiena e lo lasciamo andare a soffriggere. Intanto ci prepariamo le altre cose. Per due persone basta pure una mezza cipolla. I peperoncini vengono tolti del culetto, del picciolo. Se sono molto grandi, tagliate a metà. Se vogliamo possiamo aggiungere anche qualcuno di quelli piccanti, in modo da dare più gusto e sapore, ma questo va fatto sempre a richiesta del cliente, se il cliente preferisce. Se non preferisce, lasciamo stare. Abbiamo un coperto per dire. Copertiamo il tutto perché ci può essere l'esplosione dell'olio bollente. Quando vediamo che il pesce è quasi pronto, da un lato lo giriamo con molta attenzione, lo riaccopertiamo, lo lasciamo andare e dopo cominciamo a mettere gli elementi.
sono prima la cipolla, che la lasciamo, e dopo mettiamo i peperoncini, i friggitelli, anche quello frutto. Va sempre tenuto accoperchiato in modo che la cottura, si, in questo termine di cottura viene chiamato soffocato. Bisogna soffocare il prodotto che si vuole cuocere, in modo che il vapore e i liquidi rimangono dentro la padella. Dopo aver fatto questo, bagniamo tutto con del vino bianco. Una volta messo il vino, lo lasciamo stare per un pochino. Mettiamo i pomodori. Lo lasciamo andare per un 10 minuti, un quarto d'ora. Coperchiato e andiamo a salare e a pepare il tutto. Un pizzico di sale, di pepe e un po' di sale fino. Andiamo a provare la salsa, se è leggermente piccante. No, aggiungiamo un po' di piccante tritato. Dopo aver fatto questo, lo lasciamo andare a fuoco vivace e scoperchiato, in modo che perda tutto il liquido, cioè l'acqua in eccesso. Questo è il piatto completamente finito. Irroriamo il tutto con un po' d'olio extravergine di oliva, sempre molisano d'eccellenza, e il piatto è pronto. Un po' di prezzemolo tritato. Lo possiamo accompagnare? Accompagniamolo con un buon vino, un buon... Io preferirei un rosato molisano, senza fare il nome della cantina, ma un buon rosato nostro funziona benissimo, anche perché c'è una certa acidità dei pomodori, perciò un buon rosato si sposa bene.